ragazzi, lo so che è strano come inizio di un episodio di Geocaching, ma prima vi voglio far vedere come ci nutriamo noi prima di andare a fare una bella caccia al tesoro. Papà, cominciamo? Sì. Mi date un attimo. La pasta di oggi sarà pasta olio, aglio e peperoncino. La mia preferita. Quindi la preferite, Tommaso. Partiamo versando in una pentolina dell'olio. Benissimo. Ne mettiamo un po' di più, così Tommaso si lecca e si arrostisce bene le labbra. Poi ci mettiamo Un un bel bel spicchio di bicchietto, anzi aglio. esageriamo, ce ne mettiamo due, Due. così sarà bello profumato. E poi andiamo a prendere i peperoncini che sono di nostra produzione, o meglio, arrivano dall'orto Della della nonna. nonna, e il responsabile della produzione è lo zio Luca. Allora, Che li ha seccati. se ne mettiamo un intero, diventa immangiabile. No, Per dai. Tommaso potrebbe andare anche bene, però per me diventa troppo, quindi ne prendo quasi tre Tre quarti, quarti, tre quarti, eccolo qua. Ci ok. lasciamo dentro i semini, lo Ovviamente spezziamo, bisogna spezzarlo per metterci dentro i spezziamo a semi. metà e lo mettiamo a cucinare a fuoco lento. Ci mettiamo un altro po' di olio, sai? Mettiamo un altro po' di olio. Benissimo, e lo lasciamo lì a cucinare. Ragazzi, mettiamo la pasta con cui facciamo sempre aglio, olio e peperoncino, ovvero i fusilli della De Cecco, i miei Non preferiti si con può fare l'aglio, olio e peperoncino. pubblicità, non Ma sì. si può fare pubblicità. Aspetta, no sponsor comunque, eh. E andiamo a metterci un po' di pasta. Quanti grammi? Facciamo Diciamo. 180 in 2. Ok, ragazzi, vedete che intanto sta bollendo il nostro olio. L'olio è andato in temperatura e noi piano piano lo vedete che anche il peperoncino si sta Voi inscurendo. non vi, Quindi non, voi per, non vi immaginate che profumo c'è. quindi per evitare che si bruci tutto, adesso, visto che si è già profumato, lo andiamo a togliere. Lasciamo un altro po' all'aglio, Intanto giusto ancora buttiamo via il qualche peperoncino secondo, un'altra mescolata. e possiamo E toglierlo. per noi il sughetto è pronto. Benissimo. Ora manca solo da buttare dentro la pasta. Adesso lo butteremo dentro quella pentola che, come L'acqua vedete, è sta in bollendo. temperatura, l'acqua è bollita e ci buttiamo dentro la nostra pasta che abbiamo selezionato fra quelle che ci piacciono di più. Ripetiamo, questo non è un video sponsorizzato, Purtroppo. purtroppo. E andiamo a cucinare la pasta per un minutaggio di 9 minuti al dente, significa 10. Alexa, 10 minuti. 10 minuti a partire da ora. E ora aspetteremo 10 minuti che la nostra pasta si cuocia e dopo mescoleremo, togliendo ovviamente l'acqua, il nostro componimento di prima, olio, aglio e peperoncino nella nostra pasta. Quindi ci vediamo dopo. 10 minuti passati. Alexa, stop. Bene, ora la pasta è cotta, possiamo spegnerla e andarla a scolare. La scoliamo. Ok. Guardate quanto vapore acqueo. Facciamo scolare un po' dall'acqua. Bene, la rimettiamo nel. Ed ora andiamo a mettere dentro il nostro sugo. Anche i semi, tutti. Tommaso vuole anche i semi, io non sono proprio tanto favorevole all'idea, però per oggi che stiamo facendo il video lo accontentiamo. Bene. No, ne hai lasciato uno. Ok. Bene. A questo punto una nuova mescolata e andiamo ad impiattare. Due
due, perché ovviamente siamo due a mangiare, non solo io ma anche il papà. Versiamo il sugo, questo di Tommaso perché ce n'è un po' di più. Bene, fatto questo ci mettiamo sopra un po' di formaggio e poi ce la mangiamo tra poco. E ecco qua il nostro piatto è pronto e adesso e ora ce lo cucchiamo. Buon pranzo. Ok ragazzi, andrò a assaggiarlo. 3, 2, 1. Buonissima, top. Primo geo catching, ci siamo. Siamo anche davanti al centro commerciale abbandonato, ragazzi, guardate. Primo geo catching, let's go. Ragazzi, guardate dove siamo finiti. Siamo finiti, non lo sappiamo nemmeno noi. Siamo finiti in mezzo alla campagna. Mio papà è arrabbiatissimo perché tipo stiamo rompendo. Oh, c'è una lepre. La nutria. La lepre. Stiamo passando tipo in mezzo a sta strada che praticamente la sua macchina si sta rompendo tutta e lui è contentissimo, allora. Ovviamente. C'era un procione lì. Cioè, ma vai a procione, una nutria lì. Cioè, raga, guardate dove siamo. Cioè, là c'è uno che pesca. Ciao. E niente, ci vediamo tra poco se siamo ancora vivi. Raga, manca un KM. Siamo quasi arrivati. Papà, cosa ne pensi? Che se voglio i soldi per lavare la macchina e eventuali soldi per le rotture. Cioè, guardate che strada stiamo facendo. Adesso entriamo anche lì in quella mezza boscaglia, logicamente con la macchina. Neanche avessi un carro armato. Ma neanche una Jeep. E siamo quasi arrivati, ci vediamo tra poco. Raga, ci sembra impossibile. Vedete la torre? Non so se si vede perché è coperta dalle foglie degli alberi. Ma c'è una lepre. C'è una lepre, là. Ecco l'altra. Non so se si vede. Ragazzi, guardate. Torre. Ragazzi, guardate le condizioni della macchina. Nonostante tutto siamo arrivati. Raga, ecco qua la torre. Dopo censurerò qua perché c'è scritto dove siamo. Esempio di torre difensiva con funzioni anche doganali, eretta dagli estensi in difesa degli attacchi dai veneziani. Quella di Vieni, una delle poche torri ancora esistenti realizzate durante il basso medioevo a presidio delle delle ramificazioni fluviali che solcavano il territorio più orientale dei domini estensi. Ma non sono il Rinascimento. La struttura concepita per assolvere funzioni principalmente militari connesse allo sbarramento delle azioni serviva a bloccare gli sconfinamenti delle flotte nemiche che tenevano di salire il fiume verso l'entroterra. Lungo il po' di che è là. Uno scontro frequente soprattutto per il dominio del commercio tra sali e tra gli estensi veneziani. Si ricordano gli scontri del 1405. Raga, guardate, non c'è nessuno, siamo in mezzo a ste robe qua. Qui c'è la nostra macchina. Campi. Io, mio papà e il cartello. Non c'è altro. Allora ragazzi, la storia di questa torre è che in pratica ce n'era un'altra, mi pare, di là. Da parte del fiume, del po' di dall'altra parte. Esatto. Che servivano come bastioni militari per proteggere dalle offensive dei veneziani che tentavano di risalire dentro terra. Bene. Ora prendiamo il telefono e cerchiamo il geo catching. Raga, ecco qua. C'è sta torre che sarà alta più o meno quanto? 30 metri? Anche 40, raga, è molto alta. Molto molto alta. E adesso stiamo seguendo col il centro di geo catching dove potrebbe trovarsi appunto il biglietto. Tutte ortiche qua. Te volevi tornarci quest'estate? Hai detto tutte ortiche qua. Questo è il dietro della torre, raga. Qua c'è un uccello. Indizio. Sposta una pietra. Qua se spostiamo una pietra sola cade tutto. Guardate, ecco, cioè, se spostiamo una pietra potrebbe cadere tutto.
Sarà questa. Vieni. Papà. Vieni. Sarà questa. Sarà via per qua. Per me via per qua. La pinna. Cosa sta la pinna? La pinna ci siamo dimenticati. Qua c'è un barattolo però, eh. C'è un barattolo. Aspetta, 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 aspetta. No, c'è niente dentro. Quale potrebbe essere una pietra da spostare? Per me o è quella là? Papà, vieni, forse ho trovato dove potrò. Guardate che mega inquadratura, raga, da qua. A 4 metri, 3. Guardate qua dai campi, dal basso, che mega inquadratura. Ma dove? Ma sei... 2, 1, 0. Ma qua non c'è niente, eh? Infatti non è qua. Per me c'è entrato male, eh. Per me c'è entrato male. Qua c'è solo campo. Uno. E sarà quella. Fai quella. Quante mosche. Queste si tolgono però, eh. Una pietra ne ho tolte anche tre. Ah, è andata una mosca nell'orecchio. Cioè, raga, non... è impossibile. Io pensavo di trovarlo lì subito, invece. Invece mi devo ricredere. Era l'unica pietra lì da spostare. Qua ho già guardato. Per me è qua, vieni a vedere. Secondo me è quella là, guarda. È quella lì per me. È quella qua, guarda. Veramente? No, l'ho buttato io, l'ho buttato via io. L'ho buttato via io, non c'è niente dentro. L'ho appena lanciato via, non c'è niente. Come facciamo a sapere se l'hanno trovato? Sono così. Attività. Trovato il 20.08. Cioè, 20 settembre. E oggi è il 27 novembre. Sono passati più di 2 mesi. Dopo nessuno è più venuto qua. Vedi foto. Spoiler, raga, ci arrendiamo. Lo sapevo. Dov'è? Lo sapevo. Io te lo stavo per dire, cara, quello. È quella pietra là, eh. Quel buco lì. Quel buco lì, è. Quello lì alto. Io te lo stavo per dire, cara, quello lì, se mi ascoltavi. Guarda qui dove ci sono gli ultimi, signori. Aia. Sì. Da lì sopra è per me. Sì, 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 sì. Grande. La penna. Ogni volta. Solo una volta l'abbiamo portata. E quella volta che non l'abbiamo portata c'era. Bella però. Vorrei vedere in macchina se c'erano anche. Abbiamo provato, abbiamo testimoni. Raga, trovata. La rimettiamo al suo posto. Perché noi siamo persone oneste. È andata molto bene. Guardate quante robe, ragazzi. Quante edere. No, aia. Ah. Aia, guardate quante spine che hanno queste. Nessun punto. Raga, ci vediamo al troppo della tour. Secondo me non si entra, sai, non si entra. L'hanno chiusa nel tempo. Chiusa, ma non ci dovevo essere entrata. Adesso guardiamo. Non sarà stata qua. Che vedi che qua sembra chiusa. Vedi che. Madonna. Vedi che qua sembrava aperta qua. Invece adesso sembra proprio chiusa. Ovvio, guarda, cioè è chiusa la con la. Ah no, è qua, è qua, è qua, è qua, è qua, è qua, è qua.
Riusciamo ad andare a fare il video qua? Riesci? Proviamo. Che figata! Madonna! Che figata! Te quante cacche di piccione ci sono? Guarda, c'è parlo mai a te. Madonna. Non so, ragazzi, a parlare mai a te, non so. Guardate. E poi chi è che va su quella scaglia? Infatti io no, infatti io ti ho detto, volevo solo vederlo da qua io. Guardate, raga, quante... Date un piccione. Potrebbero anche tenerla meglio, però... Sì. Cioè, raga... Valorizzarla. Forse me la tengono bene perché non è sicura. Mm. Per salirci sopra. Sì, bravi. Bello. Andiamo via. Raga, noi ce ne andiamo per sempre, almeno finché non costruiranno una statua in nostro onore. Ci vediamo al prossimo Geocaching. Raga, con la torre alle spalle, eccola là, ce ne stiamo andando. Qua ragazzi c'è anche il po' di... Guardate, torniamo a quella stradina non molto sicura di prima. Siamo sempre in mezzo ai campi. Guarda, io... che ho visto una cosa in mezzo ai campi. Io oltretutto passo il treno. No, c'è un animale. Cosa? Aspetta. Cosa hai visto? Non mi sembra di aver visto una lepre. Come facciamo? Ma va. Stavo dicendo, qua passa anche il treno. Siamo nella strada di prima. Lì c'è una... Hai visto? Sarà una lapide, l'hai vista? No. Guarda, 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 vai indietro. C'era un coso con le candele. Guarda. Ecco cos'era quel coso che c'era là. Quello che ho lanciato io. Era uno di quei due lì. Ecco cos'era. Non è una lapide. No, una lapide, ma è una tomba, guarda. Sì. C'era una cosa che ho scritto tutte le candele. Hai visto? Quei cosi lì bianchi sono quelli che ho lanciato là, la torre, pensando che fosse una roba di plastica. Questa visita si sta rivelando sempre più inquietante. Lì, raga, ci sarebbe anche un capannone da andare a fare urbex, ma diciamo che non è il caso. Cioè, ragazzi, ditemi chi è che vi porta sempre, in ogni video praticamente, in mezzo alla campagna. Sembra far vedere i palazzi, il palazzo più alto del mondo, la piscina più profonda del mondo. Ma va, venite in campagna, che bello. Guarda, allora, la nutria, ragazzi. Sì, si è vista. Ragazzi, guardate la lepre là. Se suoniamo, la facciamo scappare. Ragazzi, vogliamo... guardate la lepre, suona. Non è successo niente. Voi la vedete la lepre, ragazzi? Là sotto, per terra. Spero di sì. Raga, qua c'è un altro capannone. E qua c'è una bellissima casa di campagna. Anche... una bellissima casa. Anche questa abbandonata. Guardate, guardate l'ingresso. Proviamo a vedere cosa c'è dentro. Ci mettiamo qua. Sì.
questo è una casa cantoniera. C'è un passaggio a livello, ragazzi. Passaggio a livello, guarda se ci sono treni. No, 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 c'è solo il sole che mi sta baciando. Vai, vai, passa, passa. Poi non deve passarci da un bel po' il treno, perché passa, se sono cresciute quelle robe lì... ma vedi che non crescono più in alto perché ci passa il treno che le taglia sempre. Ho capito, ma... Qua c'è l'unica casa e basta. Allora ragazzi, la prossima destinazione era un ponte dove veniva... Ho capito. Dove veniva trasportato il sale. Ed è appunto quello. Solo che adesso c'è un problema. Come facciamo ad andare lì sopra, che lì ci passano le macchine? Questo potrebbe essere un problema. Ah sì, vero, 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 vero. Problema risolto. Sei giunto a destinazione. Basta, basta. Sei giunto a destinazione. A piedi puoi andare. Non so. Ragazzi, ho scavalcato lì, ma non... purtroppo il telefono ha la memoria di nuovo piena. E sto andando a cercare il geocaching. Vediamo. Un metro. Due. Così, forse. Uno. Due. C'è un filo qua però. Aspetta. Qua però. No, è un filo così a caso. Ma che tipo di magnetico? Ho capito. Oh, che insetto. No, C'è. Non ho mai trovato il punto che mi dice 0, eh. Mi dice sempre 1. Sempre 1 mi ha detto. C'è un ponte, no. Siamo alla ricerca. Come avete visto, abbiamo scavalcato le transenne perché qua non potremmo venire. E voi vi state chiedendo perché non possiamo venire. Ve lo faccio vedere subito. Ecco, forse adesso avete capito perché. Il ponte qui non esiste più. Quindi questa parte potrebbe crollare da un momento all'altro e noi ci siamo sopra a fare il geocaching. Trovato? No, no, non ho guardato. Aspetta. Oddio. No, solo acqua. Solo acqua. Aspetta, è qua. E l'altra adesso guardo. Era nascosto da tipo mezzo mese, nascosto praticamente un mese fa. Neanche qua niente, qua non si vede proprio nulla qua. Mamma mia,
problema è... Ascolta, ricontrolliamo sto filo qua che... non è legato a niente, eh. Anche l'altro nell'episodio 4 non era legato a nulla. Se è magnetico vuol dire che... Questo non c'è niente, anche. Che piccolino. Che dimensioni ha? Piccolo, piccolo. Micro, più piccolo di tutti. Sempre micro, cioè non ho mai una. No, vabbè. Dov'era? Dov'era? Qua. Lì. Che figata. Aspetta. Guarda che cavolo, mettiti qua. Infatti. Raga. La penna ovviamente non c'è. Non c'è, ma facciamo vedere che ci siamo stati e li abbiamo trovati. Ok. Lo prendiamo e lo riposizioniamo. Posto. E ora. E ora. Come schia? Il telefono ce l'ho io. Tieni. La scatolina ce l'ho io, aspetta, tieni questo. Tieni un attimo che vado giù, dopo ti tengo tutto. Se ti dico cosa là. Eccoci qua raga, anche il secondo è finito. Ora ci rimane l'ultimo. Raga, stiamo andando alla ricerca dell'ultimo geocaching. Dovevamo andare da un'altra parte ma... Sono le 16:11. Inizia a fare buio. Quindi inizia a fare buio ed è molto tardi. Il prossimo episodio che magari andiamo con Riccardo inizieremo tardi e faremo giocarci in col buio. E oggi no, perché siamo da soli, quindi non avrebbe senso. E quello là era troppo distante, era tipo a 20 minuti da qua, quindi ora che arrivavamo c'era buio, allora ne abbiamo impostato uno che è a 2 minuti da qua e abbiamo scelto proprio così a caso, in modo da poterlo trovare. Ci vediamo quando siamo arrivati, cioè tra 2 minuti. Raga, siamo arrivati, questo qui è il parchetto dove dovrebbe essere il geocaching e stiamo cercando di impostare correttamente il navigatore e adesso andremo a cercarlo. Occhio agli cacchi. Sarà qua? Secondo me è qua. Quanto dà? Qua c'è uno stendino. È sempre Fauda 86 che l'ha messo. Sempre lui. Attività. Sempre di qua, eh. Trovato, lasciato il prezzo di Voyador per il prossimo. E di foto. Ma dove siamo? E sarà qua. Questo non si sa cos'è. Qua cosa c'è? Però niente. E qua non c'è niente. Non c'è nulla. Vediamo qua. Aia! Vediamo qua raga, nulla da fare, qua si vede ancora meglio il giardino di questa famiglia. Guardate che belle palme che hanno, cos'è, un albero?
Basta perché qua c'è sempre. Non lo trovi? Maria, da dove parte il filo? Maria lì sopra. Ma lì ci sono anche cose di vetro, ma cosa fa? Non è cosa c'è lì? Il filo spinati, cose di vetro. Manco il castello che c'è. Cosa c'è lì là? Che è tutto troppo protetto qua, ci sono vetri, filo spinato. Non è che ci fosse Sergio Mattarella lì. Va bene, stop, non è stop. Basta. Ci arrendiamo, raga. Ci arrendiamo. Guarda, ascoltami, lì che c'è una roba blu. Lì c'è una roba blu. E poi qua ci sono delle pietre che si possono spostare. Non è pietra, se è metallico all'inizio. Vabbè. No, e quella ciotola lì, cos'è? Ma cos'è quella roba di blu? Guarda, è pietra. Che schifo. C'è qualcosa di metallo lì? Non lo so, non riesco a vedere. No, non credo. No. Niente. E poi se lo vedi da lontano, dicevo lì, c'è una cosa che è visibile. Facilissimo. Per me non è qua. Guarda che possono fare la foto, non è obbligatorio farla dove l'hanno trovata, possono farla in qualsiasi luogo. Anche da tutt'altra parte. Vabbè, ma la navigazione si porta lì. Quella zona lì, cosa ti devo dire? Ma io altrimenti non avrebbe neanche senso la navigazione. Peccato. Ragazzi, ci siamo arresi purtroppo. Vabbè, 2 su 3 è buono. Buono, dai. Non l'abbiamo trovato. Se Tommaso facessi 2 esercizi di matematica su 3, passerissi no. Che a posto. Siete a posto. Raga, ci vediamo, non so quando, forse dopo a casa. A dopo. Ciao.